Buongiorno ragazzi, benvenuti in cucina con Mau. Buongiorno, buongiornissimo, buona domenica. Oggi è un giorno speciale, abbiamo Cagliari Roma. Vediamo un po'. Ragazzi, vi faccio due spaghettini con i granchi e qualcos'altro, vediamo un po' come va. Allora, prepariamo pentole e pentolini, qui c'è un po' di casotto, ma non fa niente. Allora, spostiamo un po' le... Facciamoci spazio. Facciamoci spazio, ragazzi. In acciaio. Allora, vediamo di mettere le camere bene così perché ci sono problemi. Allora, ragazzi, che ci serve? Ci serve una cipolla. Prendiamo una o due cipolle. Eccole qui, due cipolline. Prendiamo il nostro coltello. C'ho delle belle, degli attrezzi, eccoli qui, questo taglia bene. E facciamo la cipolla fine fine fine. Buongiorno Anna, benvenuta carissima amica mia. Oggi Cagliari Roma, Anna. Notizie della nostra amica Anna, tutto bene? Si migliora senza fare nomi? Asciugo con un piatto pulito, col panno pulito, la mia padella. Olio d'oliva, raga, abbondanza. Facciamo riscaldare. Aglio. Ecco qua, un po' di aglio. Io l'aglio. Lo metto in camicia, abbondanza, e facciamo rosolare cipolle e aglio.
qua, le cipolle iniziano a rosolare. Via, facciamo le cuocere un pochino e poi aggiungiamo i pomodori pelati e anche qualche pomodorino fresco. Allora, ieri ho fatto la pasta simile, però ho messo troppo peperoncino, oggi siamo un quartino. Qui abbiamo il vinello italiano, ragazzi, è uno spettacolo. Le aggiungiamo un pochino alle nostre cipolle. Facciamo un signor piatto. Fiamma alta. E via. Allora, qui i nostri granchi, un po' li tagliamo. Facciamo così. Ecco. Delle foglie di basilico, un peperoncino, lo andiamo a tritare. Dentro anche i semini. Allora, Cagliari Roma, ieri è andata un po' così, vabbè, lo Spezia ha perso, ce l'abbiamo vicino, speriamo bene, raga, oggi faremo un partitone, non c'è Nango, ma non importa, chi lo rimpiazza? De Jong, come si chiama? Allora, pomodoro. Preparando, però aspettiamo un po' che si asciughi il vino e che le cipolle si colorino un po' di più. Prendiamo anche dei pomodori freschi. Ecco qua, una manciatina di pomodorini. Andiamo a lavare. Ecco qua, anche questi qua li tagliamo a metà. Facciamo una bella pasta, raga. Poi anche un paio di pesciolini da cucinare. Vediamo un po', ancora non ho deciso. Magari li facciamo al cartoccio. Vediamo un po'. Ecco qua, un po' di pomodorini.
facciamo rosolare anche le cipolle, il vino si sta assorbendo pian piano, evapora. Facciamo due belli spaghetti, raga. Allora, alle 11:30 locali per me, qui a Londra ci sarà una partita italiana, penso giochi il Benevento. Speriamo che perda. Chissà. Allora ragazzi, io qui ho pomodori secchi, ho comprato parecchi, ne vediamo un po', ecco qua, pomodori sott'olio, belli. Ecco qua i miei pesciolini. Adesso devo pensare, devo ripulire bene magari, poi cuciniamo, forse al limone, facciamo al limone, sono delle orattine di mare, vediamo un po', vediamo di lavata. L'acqua, le squamiamo e sventriamo. Lo facciamo cucinare col limone, dai. Adesso qua, dai. Pian piano le cipolle sono 10 minuti circa perché cuociono. Apriamo le finestre. Sta assorbendo bene tutto il vino. Allora Anna, pronti per la partita? Ecco qua. Pomodori ci sono, pian piano puliamo le nostre
mattina. Occhio, occhio che qui le cipolle non le dobbiamo bruciare, logicamente rosolare. Ecco qua. Allora ragazzi, adesso possiamo aggiungere il pomodoro al sughetto. Ecco qui. Pomodorini. E mettiamo un pochettino d'acqua. Ecco. Allora raga, mettiamo a cuocere anche i pesci adesso, li abbiamo pulito, ci serve una bella pentola abbastanza larga. Ecco qui, non so cosa riuscite a vedere, ecco qua, un po' meglio. Allora, riempiamo la pentola d'acqua, qua
qua, io ne metto un pochino e poi la riscaldo col bollitore. Allora, prendiamo un limone, ecco qui ragazzi, un bel limone, tagliamo in due e lo mettiamo dentro. Un po' di sapori del prezzemolo. Pepe in abbondanza, anche sulla mia salsetta. Entra in ebollizione l'acqua pian piano. Ecco qui, anche per il pesce un po' di pomodorini, postiamo il pesce. E tagliamo. Ecco, prendiamo i pomodorini e li mettiamo qua con l'acqua che bolle, aggiungiamo un po' di sale, ecco qua, sale. Arriva l'acqua che bolle, e via, ci siamo ragazzi. Allora controlliamo il nostro pomodoro qui. Adesso io aggiungerei, visto che ce li ho, dei pomodorini sott'olio anche al mio pesce. Esce uno spettacolo, ragazzi. Allora.
Ecco qua, di nuovo ne prendiamo. Ecco qua, una bella mancetta. Vabbè. Veramente belli. E facciamo andare un attimino. Pesce cucina in fretta, non è che qui occhio alla nostra salsetta, fra un po' aggiungiamo i granchi e probabilmente ci metterò anche qualche gambero, non lo so, vediamo un po' come mi gira. Ecco, portiamo i granchi qua, diamo una sciacquatina. Il corpo, ecco, mettiamo dentro, via, così, andiamo a ripulire. Panno. Allora, sta iniziando a bollire l'acqua. Piano piano, raga, piano piano, non c'è fretta, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, è domenica. Spero che vi piaccia. Asciugare bene tutta l'acqua. Adesso qui sta prendendo, tirando fuori il gusto, bei profumi qua. Brodo, ci metto anche due carotine, mettiamo anche un altro pochino d'acqua, basta così e andiamo avanti. Spaghetti al granchio oggi, ragazzi,
facciamo cucinare pian piano, fiamma al minimo. Adesso aggiungiamo i pesci, aggiungiamo le nostre lattine a questo brodo. Ecco qui, piccolina la pentola, però va bene. Fatto. Ok? Allora ragazzi, cosa faccio? Io qui ci metto anche delle patate. Vi lasciate sotto l'acqua per un'oretta per eliminare l'amido. Ecco qua, ragazzi. Adesso aggiungo anche due gamberetti alla mia salsetta. Facciamo cuocere pian piano. Okay. Qui la fiamma è proprio bassa, ci vuole un bel trito di prezzemolo.
on the time, mattina con Marvich, eh? Explain me. Ragazzi, eccoci, eccoci. Buongiorno Paola, stiamo facendo un sughetto ai granchi, un po' di paio di gamberetti e qui un pesce con limone e qualche patata, pomodorini secchi sotto olio, prezzemolo, ci sono due carotine, pomodorini freschi e via. Allora, questa per la pasta sta cuocendo a fuoco molto molto basso. Aggiungiamo anche un altro pochino d'olio d'oliva e non guasta. Una bella spruzzata lì. Pepe ne ho già messo, un peperoncino già lì dentro. E qui, occhio al pesce che sta cucinando pian piano, ancora non è in ebollizione però. Allora ragazzi, cosa facciamo adesso? Vediamo un po'. Pasta per i bimbi, vediamo un po'. Voglio i funghetti. Allora, per i bambini, spaghetti coi funghetti, hanno deciso, allora spostiamo, facciamoci spazio raga, che qui affonda tutto, non c'è posto in questa casa. Allora, spostiamo adesso questa padella, mettiamo qua. E qui andiamo a cuocere i pomodori, i funghetti. Questo è troppo grande, forse. Madonna, non c'è posto, non abbiamo niente oggi. Allora, prendiamo un padellino. Adesso capisco, il pesce ancora non entra in ebollizione. Boh. Allora, fiamma alta, facciamo gli spaghetti semplici semplici per i bimbi. Mettiamo l'acqua anche a bollire. Farmi spazio, ragazzi, qui non riesco a muovermi. Allora, spostiamo i pesciolini qui. Ecco fatto. Qui mettiamo l'acqua a bollire. Saliamo. Ecco qua, i funghetti,
tagliamo a pezzetti, esattamente occhio, un po' l'occhio, troppo alto la pianta, urala, buono, 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 non muore nessuno qua, perché è troppo caldo, non vedi che si spinge, però deve essere caldo, ecco. Attento, veloce, filatina, allora Paola, biglietto comprato, quando arrivi a Londra? Quando arrivi? Tagliamo a pezzettoni, mi raccomando a fiamma alta, aggiungiamo acqua alla pasta. Ecco qua, il pesce sta iniziando a bollire, lasciamo la fiamma, un po' di fusilli, devo prendere la pasta, mettiamo anche un pochino. Ecco qua, si sta asciugando, qua qua sta l'acqua, bene, mettiamo un po' di formaggio, un pezzettino di burro e i ragazzi sono contenti. Ecco qua, anche questa parte, guardate, il sughetto sta assorbendo, pesce bolle, sì, che si rompe, via raga, via, ci passiamo la domenica in cucina, tra un po' c'è la partita, vediamo se i bambini vogliono uscire, lei da passa, guardami.
ecco qui, tutta l'acqua deve evaporare, raga. Ora ci mettiamo un tocco di burro. Non ho capito perché dico un tocco. Un pezzetto di burro. Così, senza esagerare. E va che una meraviglia. Ci mettiamo un pizzichetto di sale. Allora, il Benevento perde oggi, non me ne vogliono i napoletani. Hopla. Cagliari batte la Roma. Scusate di nuovo, c'è un casino. C'è un casino adesso. Occhio qui, ecco qua, i vetri sono pronti, andiamo a metterci adesso un po' di acqua di cottura. Dentro la nostra pasta. Finiamo la cottura qua. Vedremo cosa dicono i bimbi. Pesce sta andando a meraviglia, spostiamo che la fiamma è troppo alta.
Vediamo, ecco qua, si sta asciugando bene. Mettiamo il formaggio. Morning, Eamon. How you doing? Nice to see you here. We have a bit of variety here. Sea breams with lemon and spices. It's pasta for my kids. Chop the flame now, I add the cheese. Some lovely parmesan cheese. Flame off, and let it cool down. That's it. Later on, spaghetti with the crabs and prawns. And here, scooping gently, my lovely sea breams, lemon sauce. Potatoes, carrots, fresh tomatoes, sun-dried tomatoes in olive oil, and four sea breams, and parsley also. And you must put a lemon in it. I don't know how much you see. That's it. Check my sauce here. I'm gonna switch it off now. I will make spaghetti later on. Now I'm gonna take the kids somewhere. Okay, let's switch it off. It's been cooking for about 40 minutes. You add the crabs already pre-boiled for 20 minutes, only halfway. Okay, and then the prawns only at the very end, really. That's it. My fish is still going. It needs 10 minutes cooking, really. It's the time for the potatoes to cook. You can judge from that. See, job is done. Look at that. I'm sure the kids will be happy. Taste one or two to see if they're cooked. Job done. Job's done. Let's remove from the fire, otherwise it keeps cooking. Lovely smell here, guys. Touch of olive oil. Another touch of olive oil on top. Wow, job's done. See, that's my lovely sauce. That's it.
Riccia di un pasta? Ci siamo, raga. Buongiorno Gabriele, abbiamo fatto un sughetto con i granchi e un paio di gamberetti. Abbiamo fatto rattine al limone con delle patate, pomodori secchi, pomodorini freschi, due carotine, prezzemolo per dare del gusto, fare un brodino e un bel limone, tanto olio d'oliva, cottura 10-15 minuti a fuoco lento, pasta con i bimbi con i funghetti e ciccia. Mao vi saluta adesso. Buona domenica, forza Cagliari, andiamo a battere la Roma a tutti i costi, sgannedate, segai di scambas, musiadoso, non abbiamo Nango, ma non fa niente. Forza e coraggio, tutti a tifare il Cagliari, dobbiamo battere la Roma, costi quel che costi. Buona domenica ragazzi, qui da Mau, alla prossima, seguitemi, condividete il video, portatelo in capo al mondo, c'è della buona cucina, sana e ciccia. Baci, buona domenica. Ciao da Mau. Arance, limoni, Michele, ti do stire in conca. Mandarini, niente anguria, sei punita. Buona domenica, ciao ragazzi, ciao 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 ciao.